due. Lo sai cos'è tondo, morbido e succoso? Un pomodoro? No, stupido. Un bel bambino. Quante volte devo ripetervelo? Ho smesso di mangiare bambini. Sono un fruttariano adesso. E cosa diamine vuol dire? Mi nutro esclusivamente di frutta, ma solo quella caduta a terra dagli alberi. Non durerai più di una settimana. Lo vedrete. Sei proprio la pecora nera della famiglia. Così tanti spoiler possibili che non saprei da dove iniziare. Non voglio nessun LV da te, sono un tipo acido. Ah, l'amore, immortalato per sempre ad imperitura memoria. Almeno finché non abbatteranno l'albero. Fanno indubbiamente d'amore d'accordo. Meglio non intromettersi in certe faccende private. Due, non essere triste. In realtà io capisco perfettamente la tua scelta di vita. Sul serio? Ora capisco cosa anche intendevano i media quando prevedevano una fantomatica invasione aliena negli anni Ottanta. Avrei sterminato intere orde pur di abbattere la vostra astronave da 300 punti. È indubbiamente l'anima della festa. È sempre un piacere rivederla. Quando ero bambino ne avevo una simile. La tenevo sempre sotto il cuscino per difendermi dai mostri cattivi. Vuoi sapere una notizia che ti renderà felice? Sto bevendo del succo! Indovina un po' che gusto è, due! Uè. Ventotto giorni, 6 ore... Boogie, ammettiamo ipoteticamente che mi avvicinassi nei pressi della tua ombra. Sì. Ecco, dovrei temere per la mia incolumità? Ma niente affatto. Ci penserei io a prendermi cura della tua anima. Grazie per avermi rassicurato. Ma che diavolo? Mi aveva proprio fregato, gli va riconosciuto. Piccolo ragazzino impertinente. Ha un grande futuro davanti a sé. Ti diverti, eh? Tyler non mi voleva fra i piedi e mi ha chiuso qui. Dovevo pur far qualcosa per tutto questo tempo. Tyler? Mio fratello maggiore, ha organizzato lui la festa. Mi stavo annoiando e quindi ho pensato che sarebbe stato divertente spaventare chi entrava per sbaglio nello sgabuzzino. Fossi stato al tuo posto avrei fatto anche di peggio. Col tuo permesso prenderei questa, Boogie. Fai pure, te la sei guadagnata. E queste da dove saltano fuori? Sono le locandine di un concerto horror Billy che c'è stasera al vecchio cimitero. Mio fratello non voleva interferenze per la festa e ne ha tolte il più possibile. Avevano praticamente tappezzato l'intero quartiere. C'era di sicuro del lavoro da completare qui.
Potremmo fare una bella cosa. Cosa? Cosa? Prendiamo una roulotte e la attacchiamo dietro la tua macchina. È meglio che dormire sotto la tenda. Le mosche e credi formette... che riusciremo a trascinarla in collina? Le roulotte non soffrono mica per l'aria. È un unico epitaffio suddiviso sulle due lapidi. Fa freddo qui sotto. Neppure la morte gli ha fatto perdere la voglia di scherzare. È un unico epitaffio. Fa freddo qui. Neppure la morte. Ok, gli angeli caduti, ma questo deve aver fatto davvero un tonfo notevole. Faccio volentieri a meno della santità, non fa per me. Una statua nel cimitero cittadino è il giusto tributo a uno degli eroi della mia infanzia videoludica. Mai avrei immaginato che noi due un giorno avremmo avuto così tanto in comune. Anche se io ho avuto la fortuna di non perdere la mandibola. È davvero curioso come molte intuizioni geniali siano solo il frutto di traumi cranici più o meno gravi. Che me ne faccio di un flusso canalizzatore che non... flussa? Cosa non si inventano pur di mascherare la raucedine? Ma se non è neppure in grado di cantare i suoi di pezzi. Quantomeno non si può dire che gli manchi l'autoironia. Ehi ragazzi, potreste prestarmi qualche petardo? Fatteli comprare da tua madre! E levati dai piedi! Non lo vedi che abbiamo da fare? Ma quella è nonna! La nonna di Ronald, voglio dire. Il filo di ragnatela è un materiale talmente resistente che farebbe sfigurare persino la cotta di mitril di Frodo. Spero che anche dopo il trapasso la sua vista da talpa non sia migliorata granché, così da potermi sempre spacciare per Ronald. Ciao, nonna. Sono Ronald. Nonna, non riesco proprio a capire cosa dici. Dannata vecchiaia! Ronald, tesoro di nonna, sei venuto a trovarmi? Sei così deperito, ma mangi qualcosa? Ho una grave allergia alle prugne che mi ha letteralmente tolto la voglia di vivere. Beh, può succedere di sentirsi un po' costipati. Non c'è nulla di cui vergognarsi. Prova con le mele cotte o i kiwi. Nonna, ma non ti eri fatta cremare? Credi davvero che mi lasciassi rinchiudere dentro quella specie di vaso? Ho corrotto il becchino dicendogli di riempire l'urna con delle gomme da masticare. Me ne sono accorto. Le tue preferite, qualsiasi cosa per il mio piccolo Ronny. Sarebbe davvero troppo per lei. Ma cosa combina il nonno lassù? È da giorni ormai che tenta di uscire dalla sua bara. Peccato che ogni volta si dimentichi di fare attenzione alla testa. Beh, almeno ti lascia un po' tranquilla. Era ora. Non gli è bastato tormentarmi in vita, nemmeno il tempo di morire, che subito ha pensato bene di farlo anche lui. Tornerò a trovarti molto presto, nonna. Qui giace Wilson Percival Higgsbury, eccelso scienziato feritosi mortalmente con la lama di un rasoio. Qui riposa Woody il boscaiolo, soffocato dopo aver inalato della polvere d'argento. Qui è sepolto Wilbur il re scimmia, morto sul colpo dopo essere scivolato su una buccia di banana. Qui ha trovato l'eterna quiete Willow la piromane, morta di gioia durante uno spettacolo pirotecnico.
Non immaginavo che avessero adepti persino tra il mondo arachnide. Col vostro business model fareste non poca fatica ad attecchire nel mondo ultraterreno. L'oggetto più utile che l'autostoppista galattico possa avere. Solo in caso di emergenza. Potrai usarlo come vela di una minizzattera. Aspetta un attimo, Ronald. È pericoloso là fuori, è pieno di atei. Prendi questa.